Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video dell'Impero delle Tenebre. Sono Kyo e anch'io mi sono messo a giocare a Cocoon. O meglio, l'ho preso perché è finito in saldo. In realtà era già scontata all'uscita, però non l'avevo preso. Poi, durante gli awards, i vari premi che hanno dato, l'avevano riproposto scontato. Ma aveva ancora resistito. Alla fine, nei saldi di gennaio, l'ho preso. E quindi anch'io adesso mi tufferò in questo gioco che è stato considerato da molti uno dei migliori indie o comunque giochi indipendenti nel senso di, diciamo, non produzione AAA, in quanto poi alla fin fine è uno di quei giochi pubblicato da Annapurna, che un po' come Devolver va a diffondere, per così dire, perché non li produce lei, fa più che altro da distributore per software house minori, ma scelgono bene cosa andare a proporre. Infatti questo gioco è molto molto particolare perché non ha nessun tipo praticamente di testo. Anche se il gioco è in italiano, perché poi alla fin fine ha più che altro le impostazioni, i comandi a questo, il tasto X serve per l'azione e ci muoviamo con L. Volendo si può usare anche l'accessibilità per attivare altri comandi, ma le varie tipologie di lingue, il volume, la luminosità e niente. Il gioco salva in automatico, quindi non c'è un salva, ma ogni tot step si va semplicemente appunto ad andare a creare un micro salvataggio e il titolo è molto ma molto intuitivo. Si tratta di uno di quei giochi che sono più che altro delle esperienze, ma con un bel po' di gameplay, perché a differenza di altri Walking Simulator, per così dire, non dobbiamo solo muoverci nell'ambiente, premere qualche interruttore, ma risolvere dei piccoli puzzle ambientali che, diciamo, se avete giocato a un po' di giochi, vi vengono abbastanza naturali, anche se sono strani, perché tipo questo interruttore è molto organico. Non ti vengono spiegate cosa stai facendo e il perché, però capisci che ha un senso, perché c'è un percorso predisposto. E il titolo è molto ma molto intrigante. Quindi sì, penso di dover fare così. Poi adesso vediamo perché qua non c'è niente. Mi sono informato, ma non ho voluto guardarmi troppi gameplay, perché una cosa che mi spiace è che un gioco del genere, visto nei gameplay, ti rovina un po' la sorpresa, l'interesse. Quindi se non avete intenzione di comprarlo, ok, guardate anche i long play o vari content creator che fanno le serie o addirittura diciamo le maratone su Twitch, perché da quello che ho capito comunque dura poche ore, ma sono ore passate divertendosi, perché sia dal punto di vista tecnico, che è molto minimalista ma funzionale, che da quello sonoro, perché le musiche non sono invasive ma danno un senso di per così dire, misticismo, meraviglia, erano cose che non si vedevano dai tempi di un Ico o uno Shadow of the Colossus, dove appunto non c'era una colonna, una vera e propria musica, ma come diceva Ennio Morricone, la musica, quella che funziona, è quella che non ti rendi conto che c'è. Perché la colonna sonora deve essere appunto parte integrante dell'esperienza e non andare
a prevaricarla. Quindi sì, ci possono essere le musiche tipo quelle di Devil May Cry che ti gasano, o anche quelle di certi raid di Final Fantasy XIV, per dire. Però il bello è appunto avere queste musiche che ci sono quando servono. Quindi direi che questa finisce lì e posso prendere la sfera. Il bello del gioco è che non mi ha spiegato questa meccanica, però la si intuisce. A differenza di altri giochi che ti fanno delle palle così con i tutorial, con diciamo appunto le spiegazioni delle varie cose, qui c'è una bocca. Io ci butto la sfera e capisco che arriva dall'altra parte. Quindi là ce n'è un'altra, vediamo. Ok. No. Ah, da qui. No, da là. Vedi? Lo capisci. Questo è un lavoro di art design ottimo, o meglio di level design. L'art design è ancora diverso. E no, ho sbagliato, sono stato lento. Perché parlo? Però effettivamente capisci. Tutti andranno girati, non c'è, chiamiamola, una soluzione giusta o sbagliata. Devi girare tutti gli interruttori in modo che, chiamiamola, la pallina passi nei tubi giusti. Ok, e c'è il tempo per farlo. Quindi lì adesso si è formata la cosa. Ah, da qui. Sono stupido. Vedete, giocarci poi quando non hai proprio tutte le facoltà mentali a disposizione forse non è il massimo, però il gioco è fatto così bene che effettivamente capisco cosa fare. Quindi, però già qua non capisco, forse prima da questa parte. Ok. Devo creare un passaggio. Ok, direi che ci passo, vediamo se me la buona. Sì, non devo fare la cosa perfetta. Ed è un gioco che volendo si platina anche facilmente, ma non è questo il punto. È il fatto che è un titolo, no? Ok. Questo già lo capisco un po' di meno. Ah, qua ci sono i cosetti da buttare a terra. E devo farli però in un ordine. Ok, già qua non sto capendo, ma mi sa che devo portare la sfera. E adesso non posso più uscire. Ah, vedi, basta guardarsi intorno e quello ti fa vedere i vari simboli. Ok. In realtà io non li ho minimamente guardati perché sto parlando. Allora, prima quello lì, poi quello aperto, vediamo.
Vediamo se li ho azzeccati. Ok. È bello perché mi dà la soddisfazione di aver fatto qualcosa, di aver capito l'enigma e di essere andato avanti. Ok. E spero che abbia salvato, perché adesso volevo fermarmi e tornare alla schermata principale, più che altro. Se dovevo fare questo, credo di sì. Ok, figo. E sono tornato qua. Ok, l'antifurto che mi apre le barriere. E così ho aperto questa porta. Figo è figo perché mi piace. Ha quella grafica minimalista ma curata. Ci sono altri giochi che puntano sul low poly, sul comunque creare delle ambientazioni abbastanza scarne volutamente, ma qua comunque non è la quantità di dettagli, di poligoni a essere messa in gioco, ma un level design eccellente che è comunque ricco di dettagli, fatti in maniera stilizzata, ma è ricco di dettagli. Ci sono un sacco di cose, quindi io spero che abbia salvato. Ah, non c'è un niente. Ok, non posso tornare alla schermata principale. Ah, qua mi fa la progressione, quindi io posso tornare alle varie percentuali, per così dire, di completamento. È una moneta di checkpoint strana questa, però funzionale, quindi man mano che faccio, diciamo, un enigma importante. Questo non ci interagisco, però mi sa che quello si tira. Il fatto che siano delle sorta di creature tecno-organiche è un po' strano, ma piacevole comunque. Ok, perché portarlo qua non serve una fava, quindi lì posso passare. Ok, in pratica tiriamo le palle a qualche creatura. Ok, questa è una zona strana. Abbiamo fatto il primo trofeo, tra l'altro d'argento. E bello, nel senso, ripeto, il gioco mi piace un sacco. Ho evitato di prenderlo più e più volte perché stavo ancora giocando ad Alan Wake, stavo giocando a altri titoli che volevo finire, platinare, e perciò prendere un titolo che non è impegnativo ma è immersivo, che sono due cose diverse, perché comunque ci potrei giocare virtualmente se facessi le maratone. Io di solito più di qualche ora di gioco di fila non la faccio. Però appunto diciamo che questo è uno di quei giochi che potresti incominciare al mattino e finirlo entro sera divertendoti, rimanendo appagato di quello che hai fatto. Perché è un gioco valido.
molto interessante. Quindi davvero, anche scoprire i misteri, ma non perché ti vengono rivelati, ma semplicemente perché man mano che vai avanti dovresti riuscire a intuire cosa sta succedendo senza che ti venga proprio spiegato, senza appunto la spiegazione didascalica di quello che stai facendo, è la realizzazione di un mondo, sei lì per distruggere, per creare, per fare. Niente, quello è il tuo compito, sei nato barra stato mandato lì per fare questo, che è un percorso veramente obbligato che devi fare per forza per avanzare. Quindi vedremo, o meglio, vedrò dove mi porterà, perché direi appunto che mi fermo qua con il gameplay proprio perché non voglio rovinare la sorpresa a chi ancora non l'ha giocato. Perché appunto questo genere di giochi, guardarli troppo, rovina quella, chiamiamola, sorpresa. So già che ci sono, questo è uno spoiler minimo, ma ci sono delle boss fight. Ma non è un gioco d'azione, infatti noi abbiamo solo il tasto per interagire e quindi dovremo sconfiggerli, per così dire, con l'intelletto, ma è una cosa appunto più da puzzle game che non d'adventure. E anche quella è una cosa che mi piace, perché ci sono alcuni giochi tipo anche Concrete Genie o come si pronuncia, che era carino, parte come un gioco esplorativo platform per poi diventare una cosa allucinante stealth con addirittura le boss fight in cui devi combattere usando gli spiriti. Mi aveva un po' stuccato. Ecco, qua invece direi che si mantiene sempre sull'avventura narrativa con puzzle ambientali, anche se ci hanno messo qualcosa che tiene un pochettino più vivo l'interesse del giocatore. Quindi direi che almeno le mie prime impressioni sono strapositive, si conferma un gioco davvero interessante, davvero valido, un ottimo consiglio per tutti coloro che, se quando vedono il video è ancora in saldo oppure no, dipende quando riesco a caricarlo, perché ormai già sono gli ultimi giorni, ho resistito appunto sino all'inizio di gennaio dopo le feste. Però appunto il gioco poi probabilmente rifinirà nuovamente tra le offerte perché non è uno di quei titoli che ci buttano dentro perché è scadente, anzi, ma perché è un titolo davvero valido e la spintarella di un piccolo sconto te lo fa apprezzare ancora di più. Quindi davvero già costa poco, ma avere uno sconto non mi dispiace lo stesso. Detto ciò, quindi io come al solito vi ringrazio per avermi seguito e vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un commento se volete dire la vostra su Cocoon, che a parte il titolo che ricorda il film, che però le nuove generazioni che possono apprezzare questo gioco probabilmente non hanno mai visto e non sanno di cosa sto parlando. Però guardatevi anche il film Cocoon, che a me, soprattutto il primo, era piaciuto tanto, il secondo un po' meno. Però comunque, insomma, a parte questo monimia, non c'entra assolutamente niente. Tranne che non ci sia un plot twist finale che mi farebbe esplodere il cervello se questo fosse un prequel del film di Cocoon. Però non credo proprio. E insomma, comunque è un titolo davvero davvero interessante. Perciò mi fa piacere parlarne, ma soprattutto mi fa piacere giocarci. Quindi adesso, in questo gennaio, in cui sino al 26 non c'è nessuna uscita valida, almeno per me, mi ha fatto piacere recuperarlo pagando un pochettino meno. Detto ciò, quindi io, come al solito, vi saluto e vi aspetto al prossimo video.